La scuola è finita ed è finalmente tempo di rilassarsi. Ancora qualche altro di questi bastoncini e il mio progetto sarà finito. Kevin, guarda il cane! Guarda che fa! Accidenti! Mi hai sporcato con le patatine! Lily, ma fai schifo! Questo è l'unico aspetto negativo delle patatine al formaggio, le dita impregnate. Ma faccio davvero schifo! Ehi, posso prenderne uno in prestito per un secondo? Non vedi che sto lavorando? Oh oh, attenta Lily, non rovesciare nulla! Grande, ben fatto ragazza! Ora puoi goderti i tuoi snack preferiti senza avere le mani sporche. Presa piccolina! Adesso entra nella mia bocca, subito! Oh, è finalmente l'ora di pranzo, non ce la facevo più! Diamoci dentro! Bah! Ma perché fa sempre tutto questo casino? E poi, quando arriva il momento di mescolare, diventa ancora più incasinato! Dai, sul serio! Ehi, Lily! Perché quel muso lungo? È ora di pranzo, dopo tutto, la parte migliore della giornata! Ma a differenza di Lily, Kevin ha un suo modo di versare il condimento senza fare nessun casino. Basta usare il contenitore per spremerlo! Una volta fuori, tieni il coperchio chiuso e agita per bene così da assicurarti che arrivi dappertutto. Questa è una perfetta insalata! Vorrei che me lo avessi mostrato prima, Kevin! Ehi, Lily, come va? Ti dispiace se afferro uno di questi Oreo? Beh, non si può mangiare un biscotto senza inzupparlo in un bicchiere di latte! Va bene, resta calmo. Ok, proviamo così, dovrebbe funzionare. Immergendolo attentamente... No, non ha funzionato. Va bene, chiunque abbia disegnato questi bicchieri non sapeva cosa stesse facendo. Qualcuno vuole del latte al biscotto? Ma può andare, peggio di così! Oh, guarda quanto è triste Kevin. Magari potessi aiutarlo. Ehi Kevin, penso di aver trovato la soluzione al tuo enigma. Attacca una forchetta sul lato del biscotto in questo modo. Ora puoi immergerlo direttamente nel bicchiere senza bagnarti le dita. Chiamami semplicemente maestro di immersione. So come fare. Oh sì, la giusta quantità di latte. Questa classe è così noiosa. Ma la prof si accorgerà se mi mangio qualcosa? Tipo un dolcetto paradisiaco, ad esempio. Questo lo copre a malapena. E questo non funzionerà. L'astuccio ce la può fare? Come cavolo faccio a mangiarlo? Forse devo pensare fuori dagli schemi. Sì! Vuoi diventare ingegnosa con i post-it? Tagliali al centro. Ma non tagliare fino alla fine. Rimuovi un lato e prendi un quadratino di cioccolato. Mettilo sopra la metà inferiore. Continua così con diversi strati. Facciamo un test per vedere se funziona? Adesso, quando vuoi nascondere un dolcetto, nessuno se ne accorgerà. Ma quanto sono intelligente! Basta soltanto una cosa per rovinarti la giornata. Stupida matita! Ma non ne avevo un'altra qui da qualche parte? Jennifer ne ha una. Wow! Ma queste non sono matite! Ma a chi importa quando ci sono delle caramelle? Sei sicura di volerlo fare? Questo è rubare, morte tua, vita mia! Accidenti, Kate, fai parte del lato oscuro. Essere cattivi ha un buon sapore. Per creare la tua scorta di caramelle, metti in fila delle matite. Poi incollale con la colla a caldo. Attendi che si asciughino, quindi mettile da parte. Poi prendi il tuo astuccio di latta preferito e mettici dentro tutti i dolciumi che vuoi. Cerca di metterne il maggior numero possibile. Buone! Una volta fatto, prendi le matite e mettile sopra. Ci stanno perfettamente! Rimettilo via prima che qualcuno ti veda. Ok, torniamo al lavoro. Ma qualcuno ha toccato la mia scorta segreta? Meglio controllare. Kate! Vuoi spiegarmi che è successo?
ecco fatto, niente più caramelle per te. No, non essere così acida. I morsi della fame possono colpire in qualsiasi momento, anche nel mezzo di una lezione. Ma ho qualcosa che può aiutare. Questi sono i miei preferiti. Conosco quell'odore. Ehi! Dammene un po'. Dai, solo una. Ok, ho capito. Prof? Qualcuno qui sta mangiando. Ah, sì? Non riesci a leggere il cartello, Kate? Adesso metti via tutto. Ah, sei solo uno spione, Jake. Le metterò proprio qui. A dopo, patatine. In effetti ho un'idea ancora migliore. Prendi una lattina di Pringles e coprila con della carta. Quindi passa la colla a caldo sulla parte superiore. Posiziona una cerniera sulla colla. Assomiglia moltissimo ad un astuccio, vero? Ah, non è figo il mio nuovo astuccio? Che c'è? Sei invidioso? Qualcosa mi dice che ti piacerà quello che c'è dentro. Ta-da! Ne vuoi una? Ha! Prof, mangia ancora. Ok, adesso basta, fuori dall'aula. Spione. Che ne dici di questo allora? Adesso devi proprio andare. Bene, è tempo di mettere via la spesa. Ma cos'era? Ma chi l'ha fatto questo? Oh, va bene, dai, mi arrendo. La via è libera. È ora di vendicarsi. Prendi una normale bottiglia di soda e rimuovi l'etichetta. Metti un elastico intorno alla bottiglia. Prendi un secondo elastico e dividilo a metà. Adesso mettilo intorno alla bottiglia e spingi verso il basso. Arriva dove c'è il primo elastico. Continua a fare così usando tutti gli elastici che hai a disposizione. Non dimenticare di rimettere l'etichetta. E adesso aspettiamo. Oh, dove è andata, Amy? Oh, aranciata, la mia preferita! Mica ti dispiacerà, sì. Oh, quella cosa sta per esplodere! Oh, povera Vicky, non se l'aspettava proprio, vero? Non importa chi è la vittima, questo scherzo è sempre divertente. Questi ti servono? Faresti meglio a ripulirli subito, quella roba è davvero appiccicosa. Ehi, spostati, voglio guardare anche io. No, quelle sono mie. Accidenti, come sei avara, Lily. Oh, già finita. Non toccare le mie patatine mentre non ci sono. La via è libera? Lily ha detto di non toccare le patatine, ma non ha parlato dei suoi giocattoli, giusto? Questo le insegnerà a condividere con le amiche. Svelta, sta tornando! È ora di divertirsi. Ma l'hai visto? Cacchio, devo eliminare gli zuccheri. Ok, questa volta ho visto che si muoveva. Ok, basta, io me ne vado. Grazie per il cibo, Lily.